Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Il caso di cui parleremo oggi è un caso che mi ha veramente, ma veramente scioccato. È una di quelle storie che ho seguito mentre mi trovavo qui in Giappone, ma non è stato uno di quei casi che ha fatto particolarmente scalpore al di fuori appunto del paese del Sollevante. Infatti non sono riuscito a trovare nessun video che ne parlasse, nemmeno in lingua inglese, e anche molto poco in realtà in giapponese. L'unica che realizzato un video veramente ben fatto è stata Claudia di Rom Tokyo One Way, che fa questi video molto belli, molto ben preparati. Io in ogni caso vi invito anche ad andare a vedere i suoi video, spero che porterà nuovi contenuti. Il caso di oggi è quello di Rurika Tojo, una 23enne che il 18 aprile del 2008 scompare dall'appartamento in cui ella viveva. La ragazza si trovava a Kotoku a Tokyo. Questa Rurika al tempo della sparizione condivideva questo suo appartamento con la sorella e le due abitavano in un palazzo la cui costruzione era finita da poco. Questo edificio erano all'incirca 150 appartamenti e poco più della metà era ancora da affittare. Le due vivevano al nono piano, vi ricordo però che in Giappone il piano terra viene considerato primo piano, quindi diciamo che le due erano al nostro ottavo piano. Questa ragazza si era trasferita assieme alla sorella il 1 marzo del 2008. Sullo stesso piano abitava anche un uomo di nome Takanori Hoshijima, il quale si era trasferito in quel palazzo il 9 febbraio. Entrambi, quindi questi due inquilini, erano arrivati in quell'appartamento da poco. Queste due ragazze abitavano nell'appartamento 916 ed erano in mezzo a due appartamenti vuoti, rispettivamente il 915 e il 916. All'estremo sud, nell'appartamento 917, risiedeva invece Takanori. Le due ragazze erano solite a dire all'altra sorella quanto rientravano a casa, e la ragione per cui avevano scelto proprio di trasferirsi in quel palazzo era perché aveva molte telecamere di sicurezza e c'era anche l'autolock per rientrare nella casa, quindi serviva, come in realtà in casa mia, proprio un codice di sicurezza per poter entrare in questa dimora. E in più queste ragazze avevano anche questo sistema di tenersi sempre in contatto l'un l'altra proprio per ragioni di sicurezza. Quando la sorella maggiore rientra a casa intorno alle 8 di sera, nota che la sua sorella minore non era in casa, benché avesse ricevuto verso le 19:15 un messaggio dove lei diceva di essere tornata a casa. Inoltre nota che nel genkan, proprio nell'ingresso, ha notato gli stivali della sorella, che era proprio gli stivali che indossava quando usciva per andare a lavorare, e a terra ha anche trovato la scatola del bento, che sarebbero quei lunchbox, e che sembrava come se avesse lasciato tutto in mezzo, che fosse uscita di fretta. La sorella maggiore quindi cerca nell'appartamento, appartamento molto piccolo tra l'altro di 22,5 metri, e se riuscisse un po' a individuare dove si potesse trovare appunto la sorella minore Rurika. Cerca di contattarla in vario modo, via messaggio, telefonarle, cerca anche all'interno della palazzina e esce anche fuori per cercarla nei dintorni, nei pressi di questo edificio, tuttavia senza alcun successo. Quando torna a casa nota che c'era una rivista, e quando prende questa rivista si accorge che sotto c'erano delle strane macchie di sangue. Potete immaginare come la ragazza, alla visione di queste gocce, sia rimasta completamente sotto shock, in uno stato di panico, e quindi sceglie di chiamare la polizia facendo denuncia di scomparsa. La polizia arriverà all'appartamento di queste due sorelle e fa subito dei rilievi e delle ricerche. Trova delle tracce di sangue, appunto quelle avvistate dalla sorella maggiore, e anche l'orecchino che indossava la sorella, e si accorgono che dalla cucina manca un coltello. La polizia sceglie quindi subito di controllare anche le registrazioni delle telecamere di sicurezza. Si accorge che la ragazza era uscita per recarsi al lavoro, poi era tornata, ma una volta tornata da quell'edificio non era mai uscita. Quindi la polizia inizia a ipotizzare che la ragazza si trovi ancora all'interno di quella palazzina. Vi ricordo che gli unici appartamenti occupati al nono piano altri non erano che l'appartamento delle due sorelle e quello di appunto Takanori. Ma la domanda che molti di voi probabilmente si stanno ponendo era: ma chi era questo Takanori?
Takanori era nato nel 1975 nella prefettura di Oita e al momento dei fatti aveva 33 anni. Era un ragazzo che tutti descrivono normale e era il primogenito maschio della sua famiglia. Tuttavia, questo ragazzo scopriremo che aveva dei problemi molto seri. Questo perché quando questo ragazzo aveva un anno e mezzo e stava rincorrendo il suo gatto, a un certo punto è arrivato fino nella zona bagno, quindi dove c'era la vasca, lo furo, e probabilmente era uno di quei bagni piuttosto vecchi dove praticamente spesso si mettono queste assecine di legno, questa specie di coperta chiamiamola, appunto per tenere l'acqua calda. E in molti bagni adesso, come per esempio il mio, hanno il bagno che voi regolate l'acqua calda e quindi rimane calda, potete riscaldarla con un semplice pulsante, ma allora spesso si riutilizzava la stessa acqua per farsi il bagno. E tra l'altro anche la tradizione un po' di farsi il bagno in Giappone differisce molto con la nostra. Per esempio, non so se sapete, ma in Giappone ci si lava prima il corpo e poi si entra nella vasca, poi si esce dalla vasca e magari un altro componente della famiglia riutilizzerà la stessa acqua calda per farsi il bagno poi dopo a sua volta. In ogni caso, che cosa è successo a questo Takanori? Che probabilmente è salito su queste asticelle, appunto, di legno, e mentre è salito è caduto nella vasca e ha riportato anche notevoli ostioni agli arti, in particolare alle gambe. Per via di questa caduta, queste bruciature gli causeranno una serie di cicatrici, cloni, che gli causeranno una sorta di insicurezza negli anni a venire. Infatti all'asilo e alle elementari, dove si va con i pantaloncini corti, era stato bullizzato più volte per via di queste ustioni, e tra l'altro ciò proseguirà anche negli anni delle superiori, dove lui, tra l'altro, proprio per questa sua insicurezza, sceglierà di non fare mai una lezione di nuoto. E mentre all'inizio questo uomo considerava questo, insomma, incidente che gli era venuto alle gambe come una sorta di disgrazia, se vogliamo, col tempo ha iniziato a odiare i genitori, perché attribuiva proprio il fatto che lui si fosse fatto male al fatto che i genitori non lo tenevano sotto controllo, e per via della loro negligenza lui ha finito per farsi del male. E tra l'altro un fatto molto triste è che, benché venisse bullizzato ripetutamente a scuola, forse uno dei fatti più tristi magari è anche che quando andava a dire al padre che lo prendevano in giro, eccetera eccetera, il padre, invece di rincuorarlo, questo ragazzino in lacrime, o comunque dargli una sorta di sostegno, può comunque dirgli che le ferite che lui ha non sono lui, cioè lui è ben di più di queste cicatrici, ma invece il padre subito gli chiede: che problemi hai? Queste non sono delle ferite gravi, non è che ti sei fatto chissà che male. Anzi, è stato molto brusco, gli ha detto di non pensare a queste cose, l'ha quasi sgridato per essersi messo a piangere per una cosa così futile. Questo ragazzino col tempo ha iniziato anche a pensare che non avrebbe mai potuto trovare una ragazza, o in seguito anche una donna, che mai lo avrebbe potuto amare per via di questa sua deformità. Dal momento che, nel momento in cui questa donna avesse visto il suo corpo, probabilmente sarebbe rimasta inorridita e lo avrebbe cacciato via. Per questo motivo, un po' per come veniva trattato a scuola, un po' per il rapporto con i genitori, una volta diplomato appunto a Oita, questo Takanori subito sceglie di trasferirsi a Tokyo. Prima inizierà a lavorare in un game center, quindi in una sala giochi. Tuttavia il suo sogno era quello di lavorare nell'informatica o comunque come programmatore. Sceglie quindi di licenziarsi e successivamente va in un ufficio collocamento e gli trovano proprio un impiego presso un'azienda di videogiochi, dove lavorerà come desiderava, appunto, come programmatore. Inizierà quindi a fare il lavoro che gli piace e guadagnerà molto bene, considerando che non aveva comunque una famiglia ancora, era lui singolo, quindi il suo stipendio era molto alto e gli permetteva di fare una vita più che dignitosa. Tuttavia, nella sua mente lui continuerà a avere questi pensieri: che nessuno avrebbe mai potuto amarlo e che mai nessuna donna sarebbe stata con lui se avesse visto il suo corpo. Questo uomo aveva un profilo comunque sui social e, come immagine profilo, invece di mettere la sua faccia, aveva messo un'immagine di una bambola di Daruma. Di questo Daruma ne avevamo già parlato in un altro video, è quella bambola che comunque quando voi la comprate non ha le pupille disegnate, e quando l'acquistate disegnate la prima pupilla nera e poi esprimete un desiderio, e se questo desiderio si dovesse realizzare poi disegnate anche l'altra pupilla. Ma qual è la particolarità di questo Daruma? Che non ha arti
infatti non ha né braccia né gambe. E lui, tra l'altro, in questo profilo disegnerà e posterà molto spesso delle donne senza arti, quindi solamente con la testa e il busto. E inizierà anche a realizzare questa serie di disegni, diventerà sempre più esperto e inizierà anche a pubblicarli appunto per tutte quelle persone che avevano questo fetish. Takanori quindi è come se si è chiuso nel suo guscio e ha continuato a vivere queste sue fantasie e barra perversioni, se vogliamo. Lui voleva praticamente una donna nella sua, insomma, fantasia malata che fosse completamente sottomessa a lui e che obbedisse e non gli facesse notare nulla riguardo i suoi arti o il suo aspetto fisico. Quindi lui finiva per vedere la donna assolutamente come un oggetto, una sua possessione. Lui voleva sostanzialmente una schiava che lo soddisfasse a livello sessuale. Cosa è successo? Che una settimana prima che Rurika era scomparsa, elabora questo piano e decide di prendere e di fare sua vittima proprio la ragazza che viveva nel suo stesso piano, appunto Rurika. E tra l'altro, vorrei fare una piccola nota, in Giappone molto spesso, anche se si vive nello stesso appartamento per anni, non sempre si finisce per conoscere i propri vicini e sembra che questo Takahiro non sapesse che questa ragazza, questa Rurika, avesse una sorella maggiore. Venerdì 18 aprile, questo Takanori decide di prendere questa ragazza e di farla sua schiava. Quindi lui dice: la prendo, la faccio diventare mia schiava e poi magari in futuro la libero. O magari, che ne so, potrebbe anche scegliere di rimanere con me, visto che è una mia proprietà. Questi erano i pensieri che giravano nella testa malata di questo uomo. Quando sente quindi Rurika arrivare alla sua porta del suo appartamento e infilare le chiavi, lui esce praticamente, le va dietro e la spinge dentro l'appartamento. Tuttavia, una cosa non aveva considerato: non aveva considerato che la ragazza si sarebbe messa ad urlare o che opponesse una qualche forma di resistenza. E quindi lui, non aspettandosi questa reazione, le dà un forte colpo alla testa, non si sa se un pugno o qualcos'altro, in ogni caso la colpisce e questa ragazza cade a terra e sanguina appunto dal naso. È per questo che nel Genkan, proprio nell'ingresso, hanno trovato queste tracce di sangue. Questo Takanori va in cucina, prende un coltello, le mette una specie di giubbino sulla testa e poi le punta il coltello alla gola. E per questo motivo lei si calma. La ragazza quindi smette di opporre resistenza e anche di urlare. Rurika verrà quindi condotta nell'appartamento di questo Takanori. Nell'appartamento di Takanori, questo uomo le infilerà un asciugamano nella bocca e con una corda di vinili legherà le sue mani e i suoi piedi e la farà quindi sdraiare su un materassino ad aria che aveva preparato in precedenza. La sua idea era quindi di piegare questa ragazza al suo volere nei successivi 2 giorni, quindi in quel weekend. Il suo obiettivo era quello di appunto farle una violenza carnale e di picchiarla ripetutamente per poi fare di lei una schiava ubbidiente nel lunedì. Quindi lui l'ha rapita venerdì, poi sabato e domenica si sarebbe concentrato per farle questo training e poi dal lunedì sarebbe stata completamente sua. Tuttavia, mentre è lì nel fare insomma l'atto in sé per sé, è come se non riesce a venire, non gli si rizza, perché, boh, probabilmente perché la vedeva piena di sangue e quindi non la eccitava, e per questo motivo nel mezzo di questo rapporto lui smette di avere questo rapporto con questa ragazza e va a vedere del materiale un po' osè per riacquistare un po' di, insomma, energia, diciamo. Tuttavia è proprio in quel momento che lui sentirà bussare alla porta e altri non era che la polizia. La polizia che appunto chiedeva se sapesse nulla di che cosa era successo a questa Rurika. Lui dice di no, nega qualsiasi coinvolgimento e quindi la polizia se ne va anche perché in quel momento non aveva nessun motivo di sospettare di questo Takanori. In quel momento Takanori si rende conto di essere un possibile sospetto. Tutte cose che lui non aveva neanche ipotizzato o previsto prima di mettere in atto questo suo piano. E voi immaginatevi che se la polizia in quel momento avesse capito che Takanori era uno dei possibili sospettati e si fosse introdotta in quell'appartamento, avrebbero potuto salvarla perché in quel momento era ancora in vita. Tuttavia la polizia non ha fatto ciò, anzi se n'è andata. Takanori, che in quel momento si sentiva come in trappola, pensa bene di farla fuori e liberarsi del suo corpo, appunto per evitare che venisse scoperto. Per questo motivo prende il coltello che aveva preso prima a casa di Rurika, glielo mette al collo e la fa fuori. La porta poi successivamente nel
nella stanza, insomma nel bagno, e inizia a farla a pezzi. E pensate che mentre è intento a fare a pezzi questa ragazza, la polizia bussa nuovamente alla sua porta. Per questo motivo lui sceglie di farsi una doccia e quindi si bagna, e che così poteva dire alla polizia che si stava facendo la doccia. Quando la polizia però si presenta questa seconda volta, inizia a fare delle domande molto più dettagliate. Per esempio: ma non ha sentito dei rumori? Ha sentito grida? Tutte delle domande che mettono questo Takanori ancora più in agitazione. E questo uomo Takanori, in uno stato praticamente di panico, si affretta ancora di più a fare a pezzi il corpo di questa Rurika, e non vedeva l'ora probabilmente di sbarazzarsene. E il modo in cui tra l'altro aveva pensato di disfarsi del corpo era di prelevarle, diciamo, gli organi a uno e farli a pezzi piccolissimi, e poi mano a mano li stava gettando nel water, almeno per evitare che magari iniziassero a puzzare. Quindi voleva fare di tutto per potersi liberare appunto di questa Rurika. Tuttavia questo Takanori prevedeva che la polizia molto probabilmente si sarebbe presentata nuovamente a casa sua, magari questa volta con un mandato per investigare nella sua abitazione, e quindi si rendeva conto che non era abbastanza fare a pezzi tutto e buttarlo mano a mano nella toilette. Lui faceva veramente dei pezzi molto piccoli per poterli gettare, e quindi sceglie di mettere le ossa nel frigorifero, poi una parte del suo corpo la nasconde sotto il letto e altre parti le mette in alcune scatole di cartone che aveva in casa. Ricordiamoci che questo uomo si era trasferito lì a poco, quindi è molto probabile che aveva ancora delle scatole che non aveva riordinato. Ad ogni modo, la polizia continuerà poi queste ricerche. Inizierà a chiedere a tutti gli inquilini, inizierà anche a prendere le impronte digitali un po' a tutti, e si sentiva proprio come di lì a poco la polizia sarebbe tornata anche da lui. E infatti così è stato, la polizia tornerà nuovamente in questo appartamento. Tuttavia, una volta entrati, non noteranno né un capello né una macchia di sangue, nulla. E voi immaginatevi che questo uomo, praticamente, quando la polizia era in casa, che non ha notato niente, cioè immaginatevi, deve aver pulito veramente bene per non aver sentito nessun odore, nulla di nulla. La polizia controlla lo furo, controlla tutte le stanze, eccetera eccetera, controlla anche tra l'altro delle scatole nella quale lui mostra che c'aveva dei CD o altri ingranaggi magari per il computer. Però in queste scatole di cartone, ricordiamoci che in alcune di queste c'era anche il corpo di Rurika, almeno delle parti di questo corpo. E tra l'altro dovete sapere che questo uomo va a dire, va anche a, poi è emerso insomma da quando il caso è stato scoperto, che aveva anche indicato la scatola dove lui appunto aveva messo questi resti del corpo, e proprio chiede alla polizia: volete che vi apra anche questa? E la polizia dice: no, va bene, abbiamo già controllato tutto. Capite qua che è stato un po' una specie di furbata, se vogliamo, che però gli ha garantito di apparire come un uomo innocente. Cioè, chi avrebbe mai sospettato che all'interno di proprio la scatola che questo uomo aveva indicato fossero proprio contenuti i rimasugli di questa Rurika? È veramente pazzesco. Questo bluff gli è andato veramente bene, appunto come diceva Claudia nel suo video, sarebbe stato un ottimo giocatore di poker. E un'altra cosa che questo Takanori ha fatto è stato che quando la polizia ha preso le impronte digitali a tutti, questo uomo ha usato qualche acido o qualche comunque detergente particolare, aveva dato delle impronte digitali che però non erano più leggibili perché tutti i suoi polpastrelli erano come consumati, e quindi potete capire come la polizia non poteva confrontarle con le impronte digitali che aveva rinvenuto nell'appartamento appunto delle due sorelle. Il fatto che comunque la polizia non fosse riuscita a trovare nulla all'interno dell'appartamento dà a questo Takanori ben 3 settimane per potersi pian piano disfare del corpo di questa ragazza. Tra l'altro questo inquilino è stato uno dei pochi che uno o due giorni dopo comunque questo fatto che era successo questo Jiken era andato proprio dai giornalisti che aspettavano fuori dall'edificio per rilasciare alcune dichiarazioni e rispondere alle domande dei vari media. Tra l'altro su internet è reperibile l'intera intervista che vi lascerò nell'info box. Lui risponderà alle domande dicendo che la polizia era andata più volte da lui, gli chiedono anche se conoscesse questa ragazza, lui risponde che non la conosceva e che non l'aveva nemmeno riconosciuta dalla foto, e lui dice che quando si era trasferito probabilmente non aveva visto questa ragazza ma la sorella, perché sapete, quando vi trasferite in una nuova casa magari la prima volta
volta, a volte capita che andate a salutare i vicini per dire che vi siete appena trasferiti in un determinato appartamento. E poi gli chiedono anche se avesse visto la foto dell'uomo e lui risponde: ma quale uomo? Poi gli chiedono anche se avesse visto i cani poliziotto. Lui dice di aver sentito comunque dei passi magari sul pianerottolo, però di non aver visto questi cani. Durante questa intervista, che durava ben 20 minuti, che poi è stata rivista e analizzata dopo che ovviamente si è scoperto che in realtà era proprio questo Takanori a essere l'assassino, lui in questa intervista la cosa che forse è più agghiacciante e spaventosa era che questo uomo era completamente tranquillo, non mostrava assolutamente segni di rimorso o preoccupazioni. Un fatto piuttosto particolare però di questa intervista è che durante essa questo uomo aveva riso 16 volte. Sapete, quelle risate un po' nervose, non lo so, però comunque 16 volte in una intervista di 20 minuti è un pochino, diciamo, sospetto, un po', magari è un comportamento normale, non lo so, era una situazione comunque assolutamente fuori dal comune probabilmente, però ha dato anche alcune risposte che hanno lasciato un po' straniti. Per esempio, lui diceva che non conosceva queste ragazze, però diceva che quando tornava controllava sempre i contatori per vedere chi avesse usato la luce, per vedere chi fosse in casa, se si fossero trasferiti nuovi vicini, che comunque io non lo so, so che esistono i contatori e ogni tanto lo guardo, ma io da quando mi sono trasferito forse avrò controllato quel contatore una volta. Cioè è veramente strano che ci siano delle persone che regolarmente quando tornano a casa, come ha detto lui in questa intervista, controllassero appunto questi contatori. E tra l'altro in questa intervista faceva anche questa specie di finto tonto dicendo che spera di non essere tra i sospettati perché la polizia è passata più volte anche a casa sua a farle delle domande. E lo psicologo criminale, analizzando questa intervista, dice come se a questo uomo mancasse proprio l'empatia, c'era proprio questa mancanza di empatia, per lui c'era questa estrema freddezza e per lui era tutto finito. Adesso non avrebbero trovato la ragazza e probabilmente il caso sarebbe stato chiuso e lui sarebbe stato un uomo libero, anche perché lui sapeva che comunque gli era già stato controllato l'appartamento, sapeva che avrebbe saputo liberarsi del corpo e quindi non aveva più ragione di essere, diciamo, preoccupato probabilmente. E lui si vedrà che dopo che aveva rilasciato questa intervista, questo uomo uscirà nuovamente altre 3 volte dal suo appartamento e si scoprirà che questo uomo buttava i resti di questa ragazza nell'immondizia, sia del suo palazzo che nei palazzi degli altri. E perché dovete sapere che in Giappone buttare la spazzatura è un sistema un po' peculiare magari rispetto a quello che succede in Italia, però ci sono delle palazzi che hanno all'interno proprio una stanza dove voi potete buttare la spazzatura e poi la mattina dopo passare al custode a buttarla via, e ce ne sono degli altri che invece non hanno questa stanza proprio appunto della spazzatura, e invece i rimasugli vengono lasciati in queste gomi okiba, che sono degli spazi dove viene proprio messa la spazzatura a giorni alterni, poi viene anche messa sopra una rete per evitare che i corvi vadano lì a magari fare dei danni. In ogni caso, voi immaginatevi che questo uomo in parte ha buttato i resti della ragazza appunto nel suo appartamento, nel suo edificio, e altri negli appartamenti lì vicino, cioè pazzesco, e lui è riuscito a disparsi praticamente di tutto il corpo. La polizia in ogni caso tornerà a prendere le impronte digitali di Hosojima, perché appunto avevano notato questa cosa dei polpastrelli, e lui dice: aspettiamo che gli ricresca la pelle e poi andiamo nuovamente a riprendergli le impronte digitali. E così hanno fatto, quindi si sono recati poi quando gli era ricresciuta la pelle a analizzare nuovamente le impronte digitali e si sono resi conto che effettivamente le sue impronte digitali corrispondevano con quelle rinvenute nell'appartamento delle due ragazze. Questi poliziotti quindi hanno detto che l'avrebbero portato nella centrale di polizia, avrebbero condotto lì per essersi introdotto nell'appartamento di un'altra persona, appunto perché avevano ritrovato le impronte nell'appartamento delle due sorelle, perché voi considerate che in quel momento la polizia probabilmente sospettava che la ragazza non fosse più in vita, però non c'erano prove. Per l'opinione pubblica e la polizia la ragazza era solamente scomparsa in quel momento. E in ogni caso l'uomo sceglie di andare volontariamente alla polizia e lì inizieranno a fargli determinate domande. La polizia gli dirà: ma sei stato tu, le volevi farti del male, hai fatto qualcosa? E lui continuerà a negare, fino a quando la sera un investigatore gli ha detto: non pensi anche ai suoi familiari? Lui dirà di no, però successivamente confesserà.
si aprirà un processo e durante la prima udienza la polizia fornirà 172 pezzi di carne della vittima e ben 49 frammenti ossei, appunto del cadavere di questa ragazza. Una parte era stata ritrovata nell'immondizia, e mentre gli altri rimasugli sono stati ritrovati nelle tubature, e da lì hanno fatto comunque le analisi del DNA, perché appunto si era ostruito, e hanno scoperto che c'era un match. E la polizia dirà che tutto quello che resta di Rurika è quello che sono potuti apportare dalla polizia, e questo è tutto quello che possono dare alla famiglia. E per appunto la crudeltà del fatto e anche per averla normalizzata, comunque questa mancanza di empatia, verrà chiesta la pena di morte. Takanori durante il processo avrà la possibilità anche di dire quello che era stato la sua vita fino a quel momento, di dire come era cresciuto all'interno di questa famiglia con dei genitori molto rigidi. Il padre era un commercialista, il nonno era anche un politico, quindi una famiglia molto importante dove comunque anche le apparenze contavano molto, e di questo suo bisogno di avere qualcuno con cui potersi confidare e di non aver mai trovato nessuno che potesse aiutarlo. Ha parlato anche di tutto questo odio che aveva nei confronti di suoi genitori e di come avesse voluto far fuori i propri genitori, ma per fortuna si era diplomato e quindi se n'era potuto andare lontano. Alla fine, comunque, anche sulla base di tutta questa testimonianza, il giudice sceglierà di condannarlo all'ergastolo, con la causale di dire appunto che questa persona, comunque, visto tutto il suo passato, visto tutto quello che aveva vissuto e anche a tutto quello che ha fatto e come l'ha fatto, che comunque non sarebbe stato un pericolo per gli altri. Secondo il giudice la pena di morte era una cosa eccessiva e secondo lui doveva scontare appunto l'ergastolo, sarebbe stato sufficiente. La famiglia ovviamente è rimasta molto scoraggiata dalla decisione di questo giudice, perché appunto desiderava la pena di morte, e anche lo stesso killer avrebbe voluto che il verdetto fosse stata la pena di morte. In ogni caso, questo era il caso di oggi. Sono davvero curioso di sentire la vostra opinione e ditemi che cosa ne pensate di questo nuovo caso. Io vi saluto e spero di vedervi presto al prossimo video. Un ciao da Seba. Ciao.